La questione della discarica ormai a Roma va avanti da anni. C'è stata anche la lotta di Riano che ha vinto contro la discarica che si doveva fare proprio sulla Tiberina. Voi avete cominciato questa lotta, la state portando avanti ormai da mesi, 20.000 firme dei cittadini. Qual è adesso la situazione? La situazione è che aspettiamo una risposta da parte della Regione. Noi abbiamo avuto diversi contatti con la Regione, non da ultimo ci siamo stati il 18 novembre del 2014, ormai quindi l'anno scorso. Siamo stati una delegazione del comitato, accompagnata dai sindaci, di alcuni sindaci della zona, si è presentata in regione, abbiamo manifestato, siamo saliti e siamo stati ricevuti dall'assessore di Frigeri, l'assessore all'ambiente, il quale ci aveva garantito una risposta nei termini di 150 giorni. Questa risposta non è venuta, ci è stato detto che i 150 giorni erano indicativi, ma da 150 giorni siamo arrivati a 300. Perché oggi è il 29, se non sbaglio, quindi sono 300 giorni più o meno, 300 giorni. E la risposta ancora non c'è stata data. Noi stiamo portando avanti una serie di altre attività, ci siamo anche aggregati, abbiamo intenzione di aggregarci a un ricorso alla TAR fatto da un agricoltore, anzi da una famiglia di agricoltori, che vive in questa zona e produce carne da allevamento biologico. E ha fatto ricorso a TAR, noi abbiamo intenzione di aggregarci a questo ricorso, abbiamo presentato la nostra documentazione integrativa, è stato presentato anche un ricorso alla Procura della Repubblica da parte dell'onorevole Peggia, e quindi noi stiamo facendo una serie di cose, ma anche una serie di attività volte alla sensibilizzazione della cittadinanza, perché ci siamo resi conto che la problematica dei rifiuti va affrontata a 360 gradi e va guardato il territorio nella sua complessità, per cui abbiamo dato la nostra disponibilità al comune di Magliano Romano, appunto nelle persone del sindaco ma di tutti i consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, di fornire la nostra, come dire, abbiamo dato la nostra disponibilità per organizzare una raccolta differenziata che fra pochissimo tempo partirà a Magliano Romano, per organizzarla al meglio, per fare in modo che i rifiuti vengano differenziati il più possibile, per sensibilizzare proprio la popolazione a questo ecco, riguardo. Proprio su questo però, per esempio, in un piccolo comune diciamo può essere anche molto più semplice organizzare una raccolta differenziata efficiente. Questa discarica non poi che vogliono fare non serve ai comuni limitrofi, ma serve a un comune come Roma che conta quasi 3 milioni di abitanti. Ecco, sì. Quale potrebbe essere, qual è una proposta da recapitare dal comitato o anche dai comuni limitrofi a Roma Nord da recapitare alla Regione Lazio come possibile soluzione per non fare più discariche a Roma e comunque risolvere almeno in parte il problema dei rifiuti? Ma il discorso della è estremamente articolato, nel senso che il discorso della localizzazione, un problema dei rifiuti nella Regione Lazio è che la Regione Lazio ha abdicato al proprio ruolo di indicazione, diciamo, no, che ne dà al piano dei rifiuti, e lo ha abdicato ai privati, e quindi qui, come a Riano nel passato, erano insomma i privati che gestivano il processo di localizzazione. Qui c'è una società che ha chiesto, diciamo, una riclassificazione, una discarica di inerti, quindi stiamo parlando di calcinacci, stiamo parlando di terre da scavo, quindi rifiuti, ma rifiuti insomma di un certo tipo. Qui invece vogliono fare il salto di qualità. Per il discorso della discarica, nel mondo ci sono tante metropoli, anche più grandi di Roma, che fanno raccolta differenziata. La soluzione è quella semplicemente magari di bussare alle porte di qualche sindaco, magari sia dall'estremo oriente che dall'estremo occidente, insomma città come Pechino, come San Francisco, come altre realtà si sono spese per fare la raccolta differenziata, non vedo per quale motivo Roma non la possa fare, insomma evidentemente ogni città ci rendiamo conto che ha le sue peculiarità, ma l'abilità, diciamo, di un'amministrazione comunale sta nel risolvere certi problemi, evidentemente se sono stati eletti è per risolvere certi problemi e non per demandarli ad altri. Per affrontarli principalmente i problemi. Ci sono tanti comuni qua sulla Roma Nord, qual è? Diciamo, c'è stato un appoggio dagli altri comuni oltre che Riano, oltre sì, di Mariano? È stata, diciamo, la conferenza sindaci, tutti
diciamo, tutti i sindaci sono schierati contro la discarica, dove è uscito un documento portato poi in regione, diciamo, dove c'era il no discarica da parte di tutte le amministrazioni che hanno deliberato anche per il no discarica, come Sacofano, Forlano, Campagnano, Mazzano, Rignano, Calcata, Faleria, Magliano, Castelnuovo, Morluto, tutta la parte, diciamo, coinvolta intorno a, diciamo, al sito dove dovrebbe nascere questa discarica. Un'ultima questione: se non verrà una risposta dalla regione o verrà troppo tardi o sarà insufficiente, quali sono le prossime mosse? Allora, le prossime mosse del comitato è il 10, una manifestazione, un corteo per tutti i paesi qui della parte, diciamo, della Flaminia, dove andremo comune per comune, cercare di sensibilizzare tutti i cittadini a scendere in piazza e farci sentire, perché penso che la regione voglia solo questo. A questo punto, dopo 300 giorni, pensiamo che voglia, come dice, il caos, in un certo senso. Il 10 e il 17 faremo due manifestazioni, diciamo, dove faremo cortei che passano da comune a comune, partendo da Magliano, facendo il primo corteo, partendo da Magliano, Sacrofano, poi scendendo sulla Flaminia, entra su ogni paese, che è Riano, Castelnuovo, Morlupo e Rignano. E così poi il 17, facendo tutta la parte dei comuni che sono rimasti fuori da questo passaggio, partendo sicuramente da Rignano, poi facendo Faleria, Calcata, Mazzano, Campagnano, e poi stiamo ancora pianificando, diciamo, tutto. Che la regione dovrà rispondere per forza. Dovrà rispondere, perché penso che ci dispiace per i disagi che creeremo ai cittadini, però è una battaglia per tutti, non è per noi. Ma noi siamo stati incaricati dai cittadini di fare questo. L'appoggio della popolazione c'è. Cioè, l'appoggio della popolazione con 20.000, ma non solo di Magliano. 20.000 firme. 20.000 firme, diciamo. 20.000 firme significa che qui sono stati coinvolti 9 comuni. Qui stiamo parlando di una cittadinanza, se facciamo la somma di questi 9 comuni non arriviamo a 70.000 persone, 80.000 forse. Quindi significa che un cittadino su 4, maggiorenne, è venuto lì con la carta d'identità, con la patente, si è informato, ha preso visione della documentazione che gli è stata posta al momento della firma e ha firmato contro la discarica. Quindi questo evidentemente, se noi stiamo portando avanti questa lotta, anche perché siamo stati incaricati dai cittadini e ci siamo fatto carico, diciamo, di questa battaglia. Non siamo quattro gatti, abbiamo alle spalle 20.000 persone che hanno detto